Do la parola per un saluto affettuoso e pieno di verve e di carica del mio amico Gianluca. Sì, sarò velocissimo, amiche e amici di Aci Catena. Oggi è la giornata dei deputati, qui con noi l'onorevole D'Agostino, che ringraziamo. A breve arriverà l'onorevole Catanoso, sono impegnati in questa campagna elettorale in tutta la provincia, per cui i tempi sono stretti. Credo che noi non dobbiamo cadere nel gioco di coloro che non hanno fatto nulla in questi anni, perché poi non sono i volantini che girano in questi giorni, loro hanno fatto solo i mutui e noi invece promettiamo di portare 40 milioni di euro alla Aci Catena. Io credo che si devono vergognare, perché devono fare un volantino con le cose che ha fatto l'amministrazione Maesano, con le strade fatte, con la circonvallazione, con le palestre completate, con le piazze che oggi c'è a Aci Catena. Credo che dovevano essere seri da dire quello che ha fatto Maesano, che con semplicità si presenta in questa campagna elettorale dicendo: noi vogliamo continuare a fare il lavoro che abbiamo fatto nel passato, senza promesse, perché credo che oggi le promesse non valgono nulla. L'unica promessa che possiamo fare è l'impegno di Ascenzio, ma di tutta la coalizione, perché è fatta di persone serie, di gente che ha fatto politica da anni. Abbiamo voluto lasciare fuori i partiti perché crediamo che questa vittoria, questo cambiamento deve essere un cambiamento di Aci Catena e dei catenoti. Abbiamo in questi giorni girato tutto il territorio di Aci Catena, comiziando in tutti i posti. Con Ascenzio, devo dire, c'è un grande entusiasmo. Questa è la cosa più bella di questa campagna elettorale, un entusiasmo che ritrovo dopo la campagna elettorale di Aci Castello, che abbiamo vinto col sindaco Drago. E credo che il ruolo più importante da ora in poi ce l'avete voi, i candidati, gli amici dei candidati, tutti coloro che vogliono bene questa comunità, perché non dobbiamo cadere, come ho detto prima, nel gioco di questi signori che lo stanno buttando sulla polemica. Non parlano di programmi, non parlano e non dicono le vergogne che hanno fatto in questi 3 anni di amministrazione, non dicono che non hanno garantito l'assistenza domiciliare a disabili, che i ragazzi di Aci Catena devono pagare per prendere il bus per andare alla ceria alla scuola, quando la scuola è un diritto. Queste cose non le dicono, non dicono che la città è sporca rispetto a prima che era pulita, non dicono che la differenziata non funziona, non dicono che questo è un comune che non funziona. E questi signori dovrebbero avere la dignità di dire le cose come stanno. Quando poi cercano di speculare sull'impegno costante di un mio collega che è Cutuli, che è fra i più presenti, fra i più attivi in consiglio provinciale, e poi dicono quello che loro non hanno fatto, devono avere la faccia di venire su questo palco e dire cosa non hanno fatto, invece di pensare al Collegio Pennisi, alla Ceriale, all'impegno costante che tanti giovani consiglieri provinciali, deputati regionali e quant'altro fanno nelle istituzioni con impegno, con dedizione. Certamente non possiamo cambiare il mondo, ma sogniamo di cambiarlo il mondo col nostro impegno, con la nostra voglia, col nostro entusiasmo. Lo stesso entusiasmo che loro non hanno, perché hanno solo l'interesse di sedersi in quel comune e lottizzarlo per altri 3, 4, 5 anni. Noi questo non lo dobbiamo consentire, noi e voi non lo dovete consentire, perché da stasera in poi parte una settimana cruciale per questo comune, per i candidati che devono cercare consenso non solo per loro ma anche per il sindaco Maesano, perché questa è la riscossa di Aci Catena, con un'amministrazione che deve essere guidata da Ascenzio Maesano, da tutti coloro che hanno creduto in un progetto civico, per tutti coloro che vogliono bene questa comunità. Per cui, cari amici, in bocca al lupo a voi, ai candidati, a tutti coloro che vogliono bene questa cittadina. Buona serata. Grazie Gianluca, lascio la parola all'onorevole D'Agostino. Buona serata a tutti, grazie a chi mi ha preceduto, grazie a tutti voi. Scusate il ritardo, ma voglio essere anch'io leggero questa sera. Qualcuno dice che ho difficoltà a trovare la strada per Aci Catena, no? Quindi evidentemente anch'io mi sono perduto lungo le strade difficili e tortuose che collegano la nostra provincia, prima di arrivare in piazza di Aci Catena, perché questo sarebbe un luogo che non mi appartiene. E vedete, questa è la cosa più brutta che ci può essere in una campagna elettorale, quando anziché parlare e confrontarsi sui programmi, come è giusto che sia, una sfida elettorale, una competizione democratica, dove poi si deve prevalere, si deve convincere l'elettorato, voi, molti di voi sono candidati, e quindi adesso nell'ultima settimana con fatica, con costanza, con determinazione andrete a chiedere la conferma
del consenso che avete già chiesto in queste settimane di duro lavoro. E lo chiedete su quale base, con quale considerazione? Sulle basi del progetto che avete in mente, sulle basi del progetto che ha chiaramente in mente Ascenzio Maesano, sulle basi anche di chi è Ascenzio Maesano, perché fosse Ascenzio Maesano, come dire, una novità della politica da Cicatena, allora ci vorrebbe, come dire, uno sforzo in più per far capire cosa si vuole fare, dove si vuole arrivare, per quale motivo la proposta che noi abbiamo sottoscritto la riteniamo la proposta più valida. Invece Ascenzio Maesano ha già governato questa città per 9 anni, molti di voi candidati sono stati più volte eletti o hanno partecipato alle giunte di Ascenzio Maesano, altri lo stanno facendo per la prima volta o si stanno ricandidando proprio per il piacere, l'affetto, la stima e soprattutto la fiducia che c'è nel progetto che Ascenzio Maesano peraltro ha sintetizzato in questo volume che oggi ha presentato alla cittadinanza. E quindi voi lo fate perché c'è già qualcosa da far vedere e da mostrare. Non abbiamo la difficoltà nel chiedere il voto e voi lo sapete con quanta facilità ci viene detto sì, votiamo Ascenzio Maesano. Non abbiamo la difficoltà di spiegare chi è, la gente lo sa chi è, a Cicatena lo conosce bene. Per carità, Ascenzio nessuno si mette in testa qui di poter avere l'unanimità dei consensi, ma certamente una stragrande maggioranza di consensi il giorno 7-8 maggio ci arriverà perché Ascenzio Maesano ha già seminato, perché Ascenzio Maesano ha lasciato un buon ricordo di sé e perché Ascenzio Maesano ha lasciato un tale buon ricordo, ha le idee così chiare che peraltro ha fatto anche questo sforzo di sintesi in questo programma brillante, verrà facile richiedere la conferma per Ascenzio Maesano. E allora chiaramente questa è una cosa che sappiamo noi, l'abbiamo riscontrata, l'abbiamo constatata, lo sanno i cittadini di Cicatena, che noi crediamo voteranno convintamente e compattamente questa coalizione e soprattutto non si dimenticheranno di segnare, come il nuovo sistema elettorale pretende, anche il sindaco, il candidato sindaco, e lo sanno anche gli avversari. E gli avversari, a prescindere dal fatto quello che hanno fatto, quello che non hanno fatto, quello che a noi interessa oggi, quello che interessa di più ai cittadini di Cicatena, è quello che vogliono fare. E su questi temi ci si confronta e siccome il passato viene ricordato e il futuro dipende anche da questo passato, la nostra proposta appare a tutti, anche ai nostri avversari, la proposta più solida, la proposta più forte, la proposta più convincente. E allora intervengono i mezzi per sparigliare la giocata, per vedere come cercare di recuperare. È chiaro che se ci attaccano è perché si sentono in difficoltà e debbono recuperare. E noi non ci dobbiamo cadere in questo tranello. A noi non interessa la polemica per la polemica, a noi non interessa le offese personali, a noi non interessa entrare in un cortile che non è la politica e che non è certamente la politica a cui noi ambiamo e la politica che noi vogliamo fare con te Ascenzio, sindaco di Cicatena. Noi a questo non dobbiamo cedere, a questo tentativo e a questa tentazione che non porta nulla, che intristisce il dibattito politico e che è il tentativo anche abbastanza banale, non voglio utilizzare altri aggettivi perché proprio voglio evitare la polemica, che è quella della delegittimazione personale, non politica, personale. Perché è giusto che gli avversari ci contestino per il nostro programma, se non lo facessero non ci sarebbe neppure necessità di andare a votare. È giusto che ci si confronti perché si hanno idee diverse, perché altrimenti non ci sarebbero candidature diverse. È giusto che si abbiano programmi e progetti diversi, ammesso che tutti i contendenti abbiano le idee chiare su quello che vogliono fare da Cicatena, perché una cosa è la gestione ordinaria, l'amministrazione ordinaria, altra cosa è l'amministrazione straordinaria, che in tempi di crisi, in tempi di difficoltà economiche, mette tutti nella necessità di fare uno sforzo di fantasia in più per reperire le risorse e metterle a disposizione della comunità.
E allora noi non inseguiamo le chiacchiere, non inseguiamo i cortili, non ci mettiamo ad un livello che non deve essere il nostro livello. Se altri vogliono farlo, lo facciano pure. Non sarà questa la nostra campagna elettorale, non lo è stato fino ad oggi e non lo deve essere nell'ultima settimana. Noi siamo sereni, convinti, forti, determinati, sappiamo quello che ci aspetta nella prossima settimana, soprattutto i candidati sanno quello che debbono fare nei prossimi giorni, con quanta serenità, allegria debbono andare a confermare, a richiedere il consenso ai cittadini, dimostrando forza anche in questo modo ed evitando anche dove si sa che ci sono state offese, dove c'è stata delegittimazione, evitando di scadere così in basso, perché a noi non appartengono questi mezzi, non ci servono, quindi li snobbiamo. Fra una settimana questi discorsi saranno aria e non avremo neanche, come dire, il rimorso di dover dire abbiamo detto una parola in più che non serviva peraltro. E allora la delegittimazione a cui tendono, quello di farci passare per incapaci, farci passare per gente che ha distrutto il comune quando invece ha fatto coraggiosamente delle scelte che oggi tutti possono vedere, perché poi fosse una sbagliata, no, sono una cinquantina, è giusto, quasi tutte giuste, voglio dire, peraltro anche da altri condivise, stranamente rinnegate oggi. Ma la cosa più brutta è quando la delegittimazione è personale. E io chiudo così come ho iniziato. Io non ho nessun problema a dire che mi sento catenoto, perché lo sono catenoto. Mi sento accese perché sono anche 10 reale, ho vissuto 10 reale, ma sono 10 catena, la mia famiglia è 10 catena e francamente non ho avuto mai problemi a ritrovare la strada della mia città. Grazie, buona serata e soprattutto molta determinazione negli ultimi giorni. Ringraziamo l'onorevole D'Agostino per il suo intervento. Lascio la parola all'onorevole Catanoso. Grazie, buonasera a tutti. Come avete visto non siamo zitti ma non siamo neanche acchiappati. Così dico, tranquillizzo dall'inizio questa...